girl be. Her eyes are open wide, and yet she's in a daydream that's better than real life. Parliamo di un animale di cui avrete sicuramente sentito parlare. Allora qualcuno di voi sa dirmi come si chiama? Io? È un ippopotamo. Sì, lo si chiama così, ma anche un altro cavallo nome. Di fiume. Sì, molto bene. Annie, e tu ci sai dire in quale paese vive questo animale? Io credo... Beh, sicuramente non vive in Inghilterra, è in Africa. Alice, che cosa fa? Oh, mi scusi. Mabel, tu sai qualcosa riguardo a questo animale? Sì, credo. Si chiama ippopotamo. Appartiene alla famiglia dei mammiferi erbivori. Vive in Africa, arriva a 2 tonnellate di peso e 4 metri di lunghezza. Eccellente, Mabel. Bene. Sono molto orgogliosa delle tue risposte. Sapevo rispondere anche io. Se osservate il disegno, vedete quanto sono posti in alto i fori degli occhi e del naso. Perché mai credi che sia così, Annie? Perché... ecco, forse perché... Perché è fatto così? Perché è un anfibio. Spiega che cosa vuoi dire. Volentieri. Gli ippopotami trascorrono la maggior parte del tempo nell'acqua. L'ho visto una volta in un disegno. Solo gli occhi, le orecchie e il naso rimangono fuori. Ma gli ippopotami nani non vivono nell'acqua. Stiamo parlando di ippopotami nani. Molto brava, Mabel. Hai ragione. Gli ippopotami nani si possono trovare nelle foreste dell'Africa occidentale. Diventano grandi all'incirca quanto un cinghiale. E se Alice eviterà altre interruzioni, Mabel potrà elencarci alcuni animali che vivono in Africa. Leone, leopardo, ghepardo, elefante, rinoceronte, bufalo, gnu. Alice, se ti devi annoiare, almeno stai seduta in modo composto. Mabel, Mabel di qua, Mabel di là, sempre solo Mabel. Io non mi ricordo niente, mi dimentico sempre tutto. Non è assolutamente vero, Annie, te lo stai inventando tu. Tu non ti ricordi gli animali africani perché non te li vuoi ricordare. I numeri te li ricordi molto bene, invece, nelle addizioni sei la più brava di tutte. Alice, mi conosco, io sono e rimarrò smemorata. Ma questa non è una vergogna. Se sapessi quanto è smemorato mio padre, non ti accorgeresti nemmeno che lo sei un po' anche tu. Tuo padre si dimentica le cose? Sì, mia madre gli dice sempre che se la testa non fosse attaccata al suo collo se la dimenticherebbe. Ma io conosco un ottimo metodo per la memoria. Ah sì? Quando ti vuoi ricordare qualche cosa devi ripetertela continuamente fino a quando non ti è entrata nella testa. E funziona. Ah, grazie Alice, ci proverò volentieri, però non nutro molte speranze. A domani! Funziona molto bene, sai? Non arrivare in ritardo domani! No, ciao! Siamo, questo non è il paese delle meraviglie. Io non ci sono mai stato qui. Nemmeno tu. Oh, guarda, Alice! Ma che cos'è, nebbia o vapore? No, chi lo sa? Sento un grosso vertigo nel naso. Sì! C'è qualcosa che non va. Volevo dire una cosa poco fa ed ora non so più cos'era. Non so più neanche come si chiama quest'albero. Che strano, mi sono dimenticata tutto. Quest'albero ha un nome ben definito e sono sicurissima che questo nome io lo conoscevo benissimo. Benny Bunny, ho paura che la smemoratezza sia una malattia contagiosa. Devo averla presa da quella mia amica che sta in classe con me. Ah, se solo sapessi come si chiama.
Buongiorno, chi sei? Io me lo sono dimenticata. Oh, anche tu. Qui tutti si dimenticano di tutto. Ah, sì? Io credevo che succedesse solo a me. Però devo dire che tutto questo mi meraviglia moltissimo. Finora non mi ero mai accorta di essere smemorata. Quante volte dovrò ancora sentire queste scuse? Ma prova a pensarci un momento. Poco fa io avevo un nome ed ora è sparito. I nomi non spariscono così semplicemente. Il più delle volte si dimenticano. Vieni con me, ti aiuterò a ricordare. Chissà se c'entra la nebbia in tutto questo. Ma... sentiamo, ora ti ricordi il tuo nome? Ma certo, mi chiamo Alice. Ah, tu sei Alice? Ho sentito molto parlare di te. Alice, ascoltami, abbandona subito questo bosco. E perché? Mi sembra molto bello questo posto. A tutti noi umani piace molto andare a passeggio nei boschi. Oh, umani? Ti prego, rimani qui, non devi aver paura di me. Ma... è scappato via, come se fosse stato inseguito da cani selvaggi. Non gli stavamo facendo niente. Ma sì, non mi interessa. L'importante è sapere chi sono. Non è piacevole aggirarsi per i boschi senza avere un nome. Prima o poi capiterebbe uno di quei momenti penosi in cui bisogna presentarsi. Ma cos'era successo? Beh, non chiederlo a me. A pensarci bene non sapevo neanche più che era un coniglietto. Davvero? Mm. Guarda, della verdura ed una freccia. Ma no, quello è un salice. È un segnale indicatore del famoso salice piangente del Paese delle Meraviglie. Lo andrei a vedere molto volentieri. Oh, se hai deciso di piangere. Piangere? Mm. Me l'immaginavo, è un normalissimo salice piangente. Se acchiappo quella lepre vedrà cosa le faccio. Gliene dirò quattro e guai se prova a contraddirmi. Ancora una volta è riuscita a creare il caos. È meraviglioso, straordinario. Voglio sciogliere la nostra amicizia. Dovrebbe vergognarsi quella specie di lepre. E questo sarebbe il mio vicino. Ma gliela faccio vedere. Gliela faccio vedere. Non si agiti così, l'aiuto io. Forza, venga. Cosa ha fatto la lepre? Non hai ancora capito? Ma sei un po' stupida. Queste cose non si dicono. Se la risposta che ti si dà non ti piace, non devi fare la domanda. Ma che cosa succede? In tutto il Paese delle Meraviglie non c'è più neanche un uomo normale. Chiede e non vuole la risposta. Certo che volevo una risposta, però non maleducata. Adesso ascoltami bene, bambina mia. Quando io, il cappellaio, do una risposta, tu devi ringraziarmi cordialmente e non devi lamentartene. Ma... nessun ma! Piangi molto bene. Quando ascolto delle canzoni tristi mi viene sempre da piangere. E anche il coniglietto Benny Bunny piange. Lo so, me lo sono annotato da molto tempo. Vorresti dire che mi conosci già e che avevi perfino scritto qualcosa di me? Ma voi ragazzine dovete sempre ripetere quello che vi si dice? O vuoi dire che non mi sono espressa abbastanza chiaramente? Ti prego di scusarmi, ma sono un po' sorpresa. Mi fa molto piacere. E mi piace così tanto che me lo annoterò sicuramente. Le buone notizie come questa sono così rare qui nel Paese delle Meraviglie. La maggior parte delle volte posso fare solo rapporti sulle foglie nuove. Suonano così. Oggi nata foglia nuova sul ramo 1111 nord-ovest. Oh, piccolo ramoscello rosicchiato da scoiattolo. Sì, sì, questo è importante, ma non era quello che volevo sapere. Non era questo? No, perché il cappellaio era così arrabbiato? Oh, di queste cose io non mi occupo. Pensavo che ti annotassi tutto. Allora pensi male, io mi appunto solamente quello che riguarda il mio salice. Hai pianto tu oppure il cappellaio? Il cappellaio non ha pianto.
Vedi, proprio questo mi aspettavo. Ma perché criticano soprattutto quelli che sono assolutamente privi di qualunque competenza? Brontolare è facile, è meglio fare anche se è più difficile. Volevo chiedere anche un'altra cosa. Allora forse sei come me. Che cos'è il cappellaio? È proprio questo il problema, non lo so. Ma se l'ho chiesto io a te, tutto ciò non ha senso. Alice, aspetta. Oggi è più prudente non camminare. Non si sa cosa possa accadere. Via fiume sarete più sicuri, ecco. Grazie mille. E se per caso doveste vedere qualcosa di insolito, pensate a quello che ha detto il cappellaio. La colpa è tutta quanta della lepre. Non dimenticartelo, mi raccomando, è stata la lepre. Grazie per il consiglio, ma penso che sarà difficile che io me lo ricordi. Sai come faccio io? Quando non riesci a ricordare qualcosa, scrivila. Sì, certo, lo farò. Se ti piace ascoltarmi, ti suonerò volentieri un'ultima canzone d'addio. Conosco una canzone talmente triste che il mio Salice non riesce a smettere di piangere ascoltandola. Spero che tu abbia voglia di piangere ancora un po'. No, no, grazie, ho già pianto abbastanza. Senta, vieni qui. Più si va avanti e meno capisco. Già, anch'io. La visibilità sta peggiorando. Eh sì. C'è ancora questa stranissima nebbia. Ah sì. Ma cosa sta succedendo al fiume? Cambia direzione. Aiuto, stiamo andando Alice. Indietro. Alice. Sei travestita. Io sono un topo poiana, non sono travestita. Non so bene se sto per piangere o se mi sta venendo una crisi di riso. E perché dovresti piangere o ridere? Non avevo mai visto una volpe con le piume. Io sono un uccello rapace, non sono una volpe. Perché non ascolti quando ti si parla? Se adesso mi librassi in aria, vedresti se non dico la verità. Aiuto! Aiuto! La rana vuole prendermi! Aiuto! Aiuto! Hai mai visto una cosa del genere? No, mai! Di solito sono le cicogne che vanno a caccia delle rane! Già! Hai perduto qualche cosa? Ma che domanda strana! Voglio andare lì perché quella è la mia casa! I gatti vivono nell'acqua, non lo sapevi? Mi chiedo solamente come mai mi ha preso questa stranissima avversione per l'acqua! Voglio andare sulla terra! Voglio andare sulla terra! Voglio... Ascolta, se vedrai qualcosa di strano, non dimenticare che la colpa di tutto è della lepre! Benny Bunny, dobbiamo trovare la lepre! Oh, Benny Bunny! Benny, smettila con queste sciocchezze! Stai attento, è meglio che tu non vada nell'acqua. Lo sai che non sei un nuotatore. Ma che succede? Ti stai trasformando in un ippopotamo! Deve essere per forza colpa della nebbia. E la nebbia ha qualcosa a che fare con la lepre. È colpa della lepre. Ma non può farlo! Per favore, la smetta! Sta mettendo tutto sotto sopra! Non capisco, il colore non viene fuori come dovrebbe. Che la ricetta sia sbagliata. Sì, purtroppo non ci si può più fidare di niente. L'erba? Sì. I crocus gialli li ho già messi. Dobbiamo convincerla a smettere prima che il danno diventi maggiore. Ma di che cosa ti lamenti? È così carino. Non dico che sia brutto, ma questa nebbia sta provocando un vero disastro e tutti si dimenticano chi sono e come si chiamano e si sparge ovunque. Allora ristabilisci l'ordine.
Sì, signora maestà, ma come dovrei fare? Sei tu responsabile per gli scherzi in questo paese. Chi è il pazzo, tu o io? Finora ero io, maestà, ma non so per quanto tempo riuscirò ad esserlo. Voglio che il coniglio bianco mi porti il suo rapporto. La situazione è molto seria. Hai esattamente 3 minuti di tempo. Hai sentito? 3 minuti! Sì, maestà. Le cicogne vengono cacciate dalle rane, le volpi vogliono imparare a volare, le carpe credono di essere gatti e di gatti carpe. Ecco i fatti. E io dovrei crederti? Ho assistito a molte stranezze, ma mai a questa. Nemmeno io. E sembra che tutto ciò abbia a che fare con questa stranissima nebbia colorata. Chiunque la respiri dimentica tutto. Ah, sciocchezze! La smemoratezza è una stupida scusa! Andremo in fondo a questa storia! Salve! Ma che bella sorpresa! Anche se non riesco proprio a ricordarmi di avervi invitato a pranzo! Noi non vogliamo mangiare! Siamo qui perché vogliamo discutere con lei! Non può andare avanti così, veramente! Non si preoccupi, signorina! Sta andando tutto quanto per il meglio! Ma non si rende conto dei danni che sta provocando? Quali danni? Nella mia ricetta non si parla assolutamente di danni! Che cosa te lo fa pensare? Questa nebbia o vapore colorato o qualunque cosa sia sta stregando tutti gli animali. Come lo chiami quell'animale che hai in braccio? È un ipponiglio! Smetta subito di ridere! È colpa sua se il mio coniglietto si è convinto di essere un ippopotamo! Si sta trasformando, lo guardi! È carino, almeno così è originale! Io non so che cosa stia rimestando, so solo che è pericoloso! Perfino il fiume ha cambiato la direzione! Un fiume non scorre mai, al contrario! So quello che dico, sono stata su quel fiume! E va bene. Credo solo a ciò che vedo coi miei occhi. Fammelo vedere. Ha visto? Che cosa le avevo detto? Scorre in due direzioni. Se questo non è scritto nella sua ricetta, allora ha fatto qualcosa di sbagliato. Dipende dalla nebbia colorata. Vapore. Lo chiami come vuole. Benny! Il mio povero piccolo Benny. È veramente meraviglioso. Io lo trovo straordinario. Finalmente succede qualcosa anche qui. Devi ammettere anche tu che qui ultimamente ci si annoiava. Voglio volare, volerò. Voglio volare, volerò. La volpe si crede un rapace ed il gatto un pesce. Comportamento tipico. La prego di ristabilire l'ordine. Lepre, attenta se ti prendo. Sei una perdigiorno, vergognati! Purtroppo non ho più tempo, la mia zuppa si sta bruciando! Ti sfido a singolar tenzone, lepre! Non ho tempo per le tenzoni! Sua maestà, la regina di cuori! Oh no, preferisco la tenzone con il cappellaio! Rovesciatelo! Chi sei e come ti chiami? Mi chiamo Alice, maestà, ma noi ci conosciamo già. Non mi ricordo di averti già conosciuto. Non fa niente, maestà, queste cose succedono ogni tanto. Più in alto! Più in alto! Rovesciate! Siete dei buoni a nulla! Tu sai per caso dove si nasconde la lepre, cara? Non lo so con esattezza, ma l'ho visto correre nel bosco. Per favore, maestà, non sia troppo adirata con la lepre. Non sapeva cosa avrebbe provocato con la sua ricetta. Carte da gioco! La lepre è scappata nel bosco! Cercatela e prendetela! Uno, due, 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 uno, due. Ma che bell'ippopotamo nano! Non ne avevo mai visto uno così. Questo è il mio Benny Bunny. Lui si è convinto di essere un ippopotamo. Non parla più e vuole andare nell'acqua. Ehi, che gli ippopotami nani non vivono nell'acqua. No, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, sei, uno, sette, uno, otto. Come sette, otto? Tre, sei, sette, otto. No! Che sia 1013? Abbiamo finito di contare. Che vi ha preso, citrulli? Cercate la lepre! Oh, ce l'eravamo scordato. Situazione spiacevole. Beh, può succedere. Vi ordino di portarmi quella lepre immediatamente! Maestà, posso dire una cosa? Se proprio devi. Anche se si sforzassero, non ce la farebbero comunque. La nebbia colorata fa dimenticare qualsiasi ordine. Non ricordiamo più nulla. Improvvisamente non ero più capace di contare fino a 2. Tutto ciò è spaventoso. Io conosco un modo per aiutarvi.
Almeno spero, con me funziona. E cioè? Dicelo! Su, svelta, qual è? Ripetere l'ordine. Un'ottima proposta. Dobbiamo prendere la lepre! 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 Ma perché vado così di fretta? Se almeno sapessi se me ne vado o se arrivo! Sto scappando da qualcuno o sono inseguito? Quanto è difficile riflettere alle volte! Dobbiamo prendere la lepre! Ah, buongiorno, straniero. Oh, buongiorno. Chi siete voi? Troppo difficile. Ma no, è facile. Allora rispondi se è facile. Dobbiamo prendere la lepre. 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 Dobbiamo... Eh? Se non mi sbaglio, quella lì è molto simile alla lepre che dobbiamo prendere. Dobbiamo prendere la lepre! Dobbiamo prendere la lepre! Non potete immaginare quanto sia felice di avervi visto arrivare! Forse potrete rispondere a un paio di domande! Perché vado così di fretta? Sto scappando da qualcuno? E se sì, da chi? Senti un po', noi non dovevamo fare qualcosa con quella lepre laggiù? Sì, ma non mi ricordo assolutamente che cosa. Forse possiamo guardare nel libro. Buona idea. Mi scusi, lo prendo solo per un attimo. Ecco, guarda sotto la L. Benny, ora basta, questa è l'ultima volta. Oh, come mi sento sollevata! Adesso tutto tornerà a posto. Dobbiamo prendere la lepre! Alice! Alice, dove state andando? Alice, dov'è la lepre? Dobbiamo prendere la lepre! Dobbiamo prendere la lepre! Alice, sei molto in ritardo oggi. Oh, mi dispiace, ho dovuto risolvere dei piccoli problemi. Ah, sì? Dovevamo prendere la lepre, ma non riuscivamo più a ricordarci com'era. E vieni, guarda tu, e forse trovi un suo disegno. Devi cercare sotto la L, L come lepre. Alice, ti eri dimenticata che oggi abbiamo visite? Mi dispiace, mamma, ma ultimamente sono un po' smemorata. Oh, Alice, alla tua età non si può essere smemorati.